Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come installare i driver del nostro flight controller. Quando utilizziamo per la prima volta Betaflight con un flight controller nuovo, potrebbe capitare che questo non venga riconosciuto dal sistema. Se su questo menu a tendina possiamo scegliere solo la porta COM1, è necessario installare i driver del flight controller. Abbiamo due tipi di driver, quelli per processori F1 e F3 e quelli per processori F4 e F7. In descrizione vi lascio tutti i link ai driver e ai software che scaricherò in questo video. Partiamo con le schede F1 e F3. Sicuramente la più diffusa è l'SP Racing F3, ma potreste avere anche una NAS32 o qualche vecchia scheda di quel periodo. In questo caso dobbiamo scaricare e installare i driver CP210X. Apriamo il link che troviamo in descrizione e scarichiamo il driver relativo al nostro sistema operativo, nel mio caso Windows 10. Estraiamo l'archivio zip, apriamo la cartella ed eseguiamo l'installer, x86 per sistemi a 32 bit e x64 per sistemi a 64 bit. Il mio sistema operativo è a 64 bit, quindi clicco questo file. Clicchiamo su avanti, poi fine, i driver sono installati. Adesso colleghiamo il flight controller al PC. Come vedete, qui è comparsa una nuova porta COM. La scegliamo e clicchiamo su Connetti. Ora siamo in grado di fare tutte le configurazioni del flight controller su Betaflight. Vediamo ora come aggiornare i driver delle schede F4 e F7. Questo caso è abbastanza semplice perché basterà scaricare l'utility Impulse RC Driver Fixer che installerà in automatico i driver. Apriamo il sito ufficiale Impulse RC cliccando il link che trovate in descrizione e scarichiamo l'utility. Se avete problemi a far girare l'utility, scaricate il framework 4.5. Avviamo l'utility e colleghiamo il flight controller. Come vedete, l'Impulse RC Driver Fixer installa in automatico i driver. Perfetto, i driver sono installati e possiamo usare il flight controller. Ora ci colleghiamo a Betaflight. Se in questo menu a tendina trovate la scritta DFU, significa che siamo in modalità bootloader. Questa modalità serve per fare l'aggiornamento firmware del flight controller. Se in questo momento non volete aggiornare il firmware del flight controller, ma volete solo configurarlo, basterà semplicemente scollegare la scheda dal cavo USB, poi ricollegarla. Quindi clicchiamo su Connetti. Se non sapete che tipo di driver servono al vostro flight controller, ma comunque riuscite a collegarvi a Betaflight, basterà andare nel tab Port. Se qui trovate una porta chiamata USB VCP, significa che dovete aggiornare il vostro flight controller con l'utility Impulse RC Driver Fixer. Se invece questa porta non è presente, allora il vostro flight controller deve essere aggiornato con i driver CP210X. Questo era il mio tutorial su come installare i driver del flight controller. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.